Ciao ragazzi, come state? È un po' che non ci vediamo su questo canale, ma è dovuto veramente a tantissime cose, tanti progetti che sto avviando. In più adesso ci si è messa a questa situazione in cui ci ritroviamo tutti. Oggi vediamo come sviluppare 3 esercizi per un grande bicipite a casa. 2 soli attrezzi ti serviranno. Hai manubrio e elastico. Tranquillo, se non hai nessuno dei due, dopo, alla fine, ti farò vedere qualche variante con quello che ti trovi a casa. Quindi prova a dare un'occhiata. Attenzione che a fine video, in cosa molto importante, ti dirò quello che devi evitare, quindi gli errori da evitare per questi 3 esercizi. Quindi dai un'occhiata, se qualcosa non ti è chiaro mi scrivi sotto. Come sempre, se ti va, lascia un bel mi piace, così aiuti a far crescere il canale. Iscriviti se ti fa piacere, io ti dico allenati bene e ci vediamo più in là, guarda bene il video, ciao! Eccoci qua ragazzi, primo esercizio. Occhio, questo esercizio l'ho ideato per stremare il più possibile il bicipite. Come puoi vedere, mentre mantieni con un braccio il manubrio sollevato a metà, l'altro esegue l'esercizio. Occhio, gambe flesse. Qui la stessa cosa per quanto riguarda l'elastico. L'elastico può essere basso, intermedio o avanzato, quindi decidi tu la resistenza che vuoi utilizzare. Cosa fondamentale in questo esercizio è cercare di mantenere i gomiti più fermi possibili, quindi occhio. Terzo esercizio si divide in 3 parti, 7-7-7, quindi 7 da metà verso sopra, 7 da metà verso sotto e 7 sono completi, quindi è un movimento completo che parte da sotto e arriva sopra. Occhio, addominale sempre chiuso. E adesso vediamo una serie di errori che puoi fare e dovresti evitare. Quindi cerca di non oscillare troppo con la schiena, perché togli sia l'efficacia dell'esercizio e appunto carichi troppo. In questo caso, se fermi la schiena ma oscilli il braccio, succede la stessa cosa, che togli completamente l'efficacia di questo esercizio. Nell'elastico invece, come puoi notare, puoi commettere questo errore basilare, dove molli completamente l'elastico, carichi come puoi vedere sulla schiena e quindi togli la sua efficacia. Vediamo come fare. Quindi chiudi forte l'addome, evita di fare l'anteroversione, devi fare questa retroversione. Chiudi forte l'addome, tieni attaccato bene i gomiti e evita di caricare sul collo, quindi collo neutro, ed esegui l'esercizio. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!